Ciao, ciao a tutti. Piccola considerazione della domenica, comprensiva di Gatto Otto che sta dormando, sì, dormendo qui davanti a me. Ecco, mi va, ehi, scostumato, che mi va a impallare il video, l'immagine. Sta facendo un ronron, sembra un trattorino, ma devo stare attenta perché è un gatto un po' svergolo. Nel senso che magari un attimo prima ti fa le coccole, ti si struscia e poi di colpo ti dà la zampata o addirittura il morsetto, vero Otto? Il gatto di mia figlia. Allora, piccola considerazione, oggi, 27 agosto 2003, è l'anniversario, il 17° anniversario del giorno in cui mia mamma è andata in cielo alla bella età di 91 anni, e così un addormentarsi sereno è stato, per fortuna non ha sofferto. Io avevo 50 anni, sì, quando è morta, però devo dire che avete visto che scatto, ecco, Otto è così. Devo dire che comunque mio papà l'ho perso a 20 anni, mia mamma a 50, ma la mamma è, come si dice, un detto trito, ritrito, la mamma è sempre la mamma. E, sia in un caso che nell'altro, sia per quanto riguarda mia mamma che mio papà, perché la perdita della mamma vi fa sentire orfani a qualsiasi età. E a volte mi dico, specialmente devo dire nei confronti di mio papà che appunto ho perso, che ero giovane, avevo 20 anni, poi è scomparso improvvisamente, è stato molto molto difficile. E a volte mi dico, avrei voluto dei genitori meno presenti, meno affettuosi, meno coccoloni, meno preoccupati che noi figlie stessimo sempre bene, a posto, tranquille, senza problemi. Perché forse avrei sofferto di meno la loro mancanza. Sì, da un punto di vista logico può anche filare come ragionamento. Poi per fortuna subentra un po' di saggezza, un benché minimo, una benché minima saggezza, e mi dico, se veramente avessi avuto dei genitori non curanti, anaffettivi, non, che non consideravano le esigenze di noi figlie, che ricordi avrei avuto dei miei genitori? Non solo li avrei persi, ma avrei avuto anche dei ricordi non proprio sereni, non proprio belli. Mentre invece nel mio caso, anche se il papà l'ho goduto pochi anni, mamma un po' di più, ma comunque ha perso ancora tante, tante belle cose della vita. Però ho dei ricordi meravigliosi, le feste in famiglia, le coccole, mio papà che tornava dopo 14 ore di lavoro e anche più a volte, perché era un artigiano, quindi se aveva tanto lavoro bisognava sfruttare il momento. Ripeto, magari dopo 14-15 ore di lavoro mi metteva, io questo ricordo, ero piccolina, mi metteva seduta sul tavolo, lui sulla sedia davanti a me, mi teneva così abbracciata, mi raccontava le storie. Lui era un grande lettore delle storie, dei libri di Salgari, le storie avventure, no? 20.000 leghe sotto i mari, i pirati. Queste cose così molto, queste storie molto avventurose, e io ero piccolina, ancora non sapevo leggere, e lui me le raccontava, ma mi ricordo che proprio si immedesimava lui stesso nel racconto, no? Quando la nave dei pirati partiva, ad esempio, diceva: mollate l'ancora, lascia il pappafico, tirate la corda. Insomma, si immedesimava tanto, io mi beavo di questi racconti. A volte era così stanco che mentre parlava
gli veniva l'abbiocco, abbassava la testa e io mi ricordo che gli prendevo il viso tra le mani, glielo sollevavo e dicevo: di dunque, papà, di dunque, perché il dunque voleva dire che la storia andava avanti. E io nel mio egoismo di bambina non pensavo che magari papà aveva bisogno di riposare in quel momento. Pensavo solo che ero felice di avere papà tutto per me e me lo godevo, ecco. Mi ricordo, andavamo a messe, le mie sorelle erano già tutte sposate perché io sono arrivata tardi rispetto alle prime tre, per cui ero sola in casa, ero la figlia unica praticamente. La domenica lui mi prendeva, mi portava a messa, poi andavamo in Città Alta, in Piazza Vecchia. All'epoca, quando io ero bambina, c'erano tanti piccioni in Piazza Vecchia e c'era la classica vecchietta che vendeva il grano turco da dare ai piccioni, un po' come in Piazza San Marco che ti arrivano sulle braccia, sulle mani, ecco. E quindi la domenica mattina era dedicata a questa piccola spedizione solo per noi due. E poi la domenica pranzo c'era sempre qualche zio, qualche parente, la sorella sposata, le sorelle sposate, le feste in famiglia, Natale, me le ricordo come un sogno, me le ricordo. E insomma, tutti questi bei ricordi vanno a pareggiare il dolore della perdita di due genitori speciali. Ecco, ditemi nei vostri commenti se com'è stato il rapporto con i vostri genitori, se anche voi, se li avete persi, sentite questa mancanza forte anche a distanza di anni, perché, ripeto, mia mamma è scomparsa ormai da 17 anni e mio papà da quasi 48, eppure il pensiero è sempre qui e lo penso ogni giorno, li penso ogni giorno, ma veramente ogni giorno. E anche i miei figli che non hanno mai conosciuto il nonno Gianni, è come se lo conoscessero, perché a forza di sentire i miei racconti è come se l'avessero veramente conosciuto. Io vi saluto, vi ringrazio di aver guardato anche questo video abbastanza breve. Vi auguro una serena domenica. Finalmente qui a nord è arrivato un po' di fresco, si sta decisamente meglio. Ieri sera ha piovuto un po', anche stamattina sembra che stia per piovere. Le temperature si sono finalmente abbassate perché io sono stata veramente molto molto male, ma veramente male, con sbalzi di pressione, con mezzi svenimenti. È stata veramente una settimana molto molto pesante. Di nuovo grazie, di nuovo un abbraccio, un sorriso e naturalmente al prossimo video. Ciao ciao!